oggi si parte così. Ah, telespettatori! Ah, anzi, ah, ah, oggi. La... Cosa? Vabbè, dillo, dai. Ma chiaro, scusa, allora, io ho già pensato al titolo di oggi. Ah, qual è? Il mirabolante debutto di BB al canto sono male. Il mirabolante debutto di BB come cantante. Ecco, attenzione. Guardate com'è truccata. Dopo 20 anni. Sì, com'è. Super truccata, sono quasi super 20 vestita. Anni che non canto in pubblico, ci sarà da ridere. Oggi c'è dell'emozione, ma soprattutto la portata dell'evento. Dov'è che stiamo andando? In una festa di Borgo. Mm? A? Martignacco. Las Vegas, Hollywood, ci fa una pippa. Martignacco Superstar! Che poi abbiamo appena visto il video della location, c'è un bel palchettino, bello attrezzato, coperto, così fa bella cappa, se c'è un po' di sole fa calduccio, perché insomma il tempo si è ristabilito ma fa un po' freschino, 17 gradi abbiamo. Meglio di ieri. Sì, meglio di ieri, però insomma vabbè, speriamo. Oh, ma ci sono le montagne? Certo. Ma da quando? Ma non le ho mai viste. Da sempre forse ci sono le montagne. Non commentiamo il mio senso dell'osservazione, lasciamo perdere. Va bene, andiamo in questa mirabolante, super mirabolante avventura in questa giornata di debutto. Yes, yes. Ah. Allora, telespettatori, abbiamo la location, siamo in un giardinone, lì stanno grigliando, qua c'è il gazebino per pagare, bere, eccetera, e la BB si sta appropriando del palco. Madonna, c'è un odorino con la grigliata. Ma è che io non riesco a prendere la grigliata, cioè grigliata mista, no? Voglio dire, cioè poi mollo tutto lì perché non riesco a mangiarla tutta. E poi il frico, vabbè, la grigliata c'è anche a Milano, il frico no. Quindi prenderò il frico con polenta. Allora, mi hanno appena presentato un tipo, io gli ho detto, io sono di Milano. Ah, avvilente. sì. Gli ho detto, è il fato avverso, non è colpa mia. Momenti rurali. Di chiusura, stiamo lasciando casa della BB. Arrivederci casetta. Io sempre, come dico, in solito carica come un mulo perché ho comprato un sacco di cose da mangiare, quindi ho lo zainetto con dentro le robe che mi servono per il viaggio, il sacchetto con dentro le robe da mangiare ma non per il viaggio, da portare a casa, perché ho preso delle cose che a Milano non ci sono mai viste. E soprattutto il frico. Vabbè, il concerto è andato abbastanza bene con qualche piccolo intoppido. E chiudiamo qui. Telespettatori, arrivederci.